a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti in diversi siti, uno su Nabla, uno su Bio Boutique La Rosa Canina, uno su Kiko e poi ho acquistato due cose sparse. Allora, inizio con Bio Boutique La Rosa Canina. Io ho utilizzato il codice sconto di Liquors Beauty Luca. Il pacco è fatto in questa maniera e poi all'interno c'è il pluriball. Allora, cosa ho preso mai? Allora, ho preso due prodotti per i capelli e un prodotto per il viso. Allora, per quanto riguarda i capelli, ho preso la crema modellante Ricci, che è questo prodotto di Giada Cosmetics, che è questo. Ovviamente non l'ho provato, ha 200 ml di prodotto e quel tefì e basta, quindi è sigillato, quindi lo devo provare. Questi prodotti erano scontati e quindi l'ho voluto prendere. Ho preso sia questo che un altro prodotto per i capelli, che è un gel Rich Definiti ed è torta di miele. Questa invece è della marca direttamente Bio Boutique La Rosa Canina, è proprio la marca dello shop. Si vede? Sì, si vede. Poi, cosa ho preso invece per quanto riguarda il viso? Era scontato e visto che non l'avevo preso quando era uscito, ho preso questo che è Angel Aura, che è un siero primer, 30 ml di prodotto anche questo. Cosa dice? Cosa dice? Quality free, 12 mesi dalla scadenza. E vi faccio vedere il pack esterno, è questo qua, molto molto carino. Adesso vi faccio vedere il pack interno. Non l'ho provato perché non sono uscita e quindi non ho avuto quell'occasione di provarlo. È un primer colorato, cioè colorato, che ti dà una specie di radiosità sul viso e ne parlano tutti bene. Ha questi riflessi, non so se si vedono, tipo sul rose gold, che a me piace tantissimo e quindi non vedo l'ora di provarlo. Poi ho tolto gli occhiali, quindi avrò il segno degli occhiali. Poi andiamo da questo lato. Per quanto riguarda i prodotti di acqua e sapone, ho acquistato questi due e non mi ricordo se ve li ho fatti vedere. Comunque, se ve li ho fatti vedere, fate finta di niente. Se non ve li ho fatti vedere, sono questi della Maybelline ed è il Superstay Vinilink, che è questo. E ho preso la colorazione 20 e vi faccio lo swatch ed è questo malva, questo qui è il 20, che si chiama Koi. Ve lo faccio leggere, ecco qua. E poi ho preso il 40, che è Witty, questo proprio un malva più scuro. Questi quando si asciugano, diciamo, il lucido leggermente si toglie e rimane questo colore, che qui sembra... Ah, vero, li dovevo shakerare, vabbè, me lo sono dimenticata. Allora, ecco qua, questo è 40, questo qua, molto molto belli, mi sono piaciuti e quindi l'ho voluto prendere tutto e due. Poi da Sephora ho preso il bronzer, che non vi spoilerò niente, ma io avevo preso il 40 ma non ce l'ho più, ma non vi spoilerò perché poi vi farò il video. C'erano i prezzi sexy, quelli di Sephora, e io ho voluto prendere solo questo perché mi serviva sinceramente solo questo. Le altre cose ho fatto a meno perché giustamente ho un bel po' di prodotti ancora da utilizzare. Io avevo preso lo 04 e non mi ricordo come si chiamava, Tan e qualcosa, e questo invece è lo 02 medium. Il pack ovviamente è uguale a quello e il colore è questo. Quello era leggermente arancione, ma proprio leggermente leggermente. Questo è il colore e vi faccio lo swatch, cioè non so nemmeno se si vede, vedete questa strisciolina qui, è questo. E quindi ho voluto prendere questo
Poi ho preso alcuni prodotti per quanto riguarda Nabla direttamente dal sito perché c'era un super sconto per i nuovi Cupids Arrow che sono usciti e quindi li ho voluti prendere. Sinceramente ho preso quelli in edizione limitata perché gli altri li posso prendere anche altre volte quando li metteranno da Sephora, poi quando faranno gli sconti quelli, come si chiamano? Venerdì nero, no? Il Black Friday li prenderò direttamente là. Mi hanno dato lo Skin Realist, ma io lo posseggo già, quindi non mi interessa. Non so, uno è la Light, scusate le voci, ma ho la porta aperta, e uno è Medium Tan. Questi poi li regalerò a mia sorella o chi li vuole. Allora, cosa ho preso? Ve l'ho già specificato, scusate per le voci ancora. Ve l'ho già specificato, ho preso 4 dei Cups Arrow. Io già avevo fatto il mini video da mettere su TikTok con tutti gli swatch, però ovviamente lo faccio anche qui. E ho preso Allora, ho preso la colorazione, che non mi ricordo nemmeno dove è messa. Dove è messa? Ah, la Lavender, che è questa qui. E vi faccio uno swatch. Ed è questo colore qua. Questi anche all'interno dell'occhio scrivono tantissimo, quindi ve li consiglio se dovete prendere delle matite, sì, sono delle matite, ombretto liquido. Poi ho preso l'altra che è quella verde. E come si chiama questa verde? Aspettate che controllo. Ah, questa si chiama Mint, quindi menta. Si chiama menta. Io mi scuso per l'ennesima volta per il rumore. Ed è un verde. Sono molto belli come matite all'interno dell'occhio, oppure se dovete fare un punto, diciamo, matte che si sta usando adesso, vedete, sono dei colori bellissimi. Io di questi ce l'ho tutti, tranne alcuni che sono usciti. Poi ho preso questa che si chiama Dragon Fruit, bellissima fucsia. Io adoro il fucsia, quindi sono molto contenta. Ho anche un rossetto di questo colore. Ed è questa qui. Non vedo l'ora di utilizzarlo. Se volete, scrivete in commento che poi vi farò un video utilizzando questi prodotti. E poi l'ultima che ho preso si chiama Apricot. Questa sono molto curiosa di vedere come mi sta. Ed è questo colore qua. Sono molto molto belli, devo dire. Mi piacciono. Io posseggo anche tutti gli altri che sono qua, adesso ve li faccio vedere, però non li swatch ovviamente. Gli altri sono quelli che posseggo, sono tutti questi, e poi prenderò gli altri quando ci saranno degli sconti. Poi l'ultima tranche che ho fatto sono stata da Kiko e ho preso alcuni prodotti scontati al 50% e poi ho preso anche dei lip gloss che adesso vi faccio vedere. Allora, prima di tutto ho preso la collezione che mi mancava, che è la Blossom Beauty, e ho preso la terra nella colorazione Sienna. Il pack è bellissimo, lo sapete già. Questa è di una bellezza veramente pazzesca. E il colore è questo, molto molto bello. Poi con questo fiore, molto molto bello veramente. Bello. Spero che il colore sia giusto. L'altro non mi piaceva perché era molto più arrangiato. Poi ho preso il blush che nella colorazione Natural Freesia. Ovviamente non ho preso il solito malva perché avendone tantissimi di color malva non l'ho voluto prendere. E quindi il pack bellissimo, cioè guardate qua, bellissimo. Quindi Natural Freesia ed è questo color biscotto. Molto molto bello, non vi ho fatto gli swatch. Allora, tocchiamo il fiore e tocchiamo la parte luminosa. I colori sono questi. Assomigliano a quell'edizione limitata quando l'hanno fatto con il pack di legno ed è molto molto bella, vedete? Sono dei colori belli che io non avevo. Vi faccio lo swatch anche della terra perché non l'ho fatta. La terra ha un unico colore, anche se il fiore è uguale. Questa è
lo swatch della terra e ve lo metto qua. La terra è molto più chiara, meno male. Questa è la terra, meno male. Poi l'ultimo pezzo che ho preso della collezione è la cipria. Io ovviamente faccio anche la collezione delle ciprie, non potevo non prenderla. Il pack è questo qui bianco, molto molto bella. E la cipria ha questo fiore che è una bellezza incredibile. Guardate, stupendo, proprio tutto l'intaglio che c'è, mi piace tantissimo, veramente molto molto bello. Cioè, questi sono i pack. Io sinceramente li ho presi di più per i pack, guardate, bellissimi, belli belli belli. E poi ho preso tre lip gloss, su TikTok è pienissimo di questi lip gloss e quindi li ho voluti prendere e sono quelli in 3D. E ho preso lo 04, che è questo colore chiaro. Vi faccio lo swatch anche di questo, ovviamente. Ed è questo bellissimo colore, tipo un po' trasparente ma bello lucido. Sulle labbra è bellissimo. Poi ho preso il 35, ovviamente un malva ci doveva anche essere. Ed è questo. Sopra i rossetti è di una bellezza incredibile ed è questo qui. Guardate la luce che emana, bellissimo. E per finire ho preso il 17, che è questo. Questi, il 17, se non mi sbaglio, il 4 erano quelli più amati di TikTok. E quindi ero molto curiosa di prenderlo. Questo ha più glitter, cioè più brillantini, non so, è un po' più iridescente, si vede. Ed è questo qua. Questi sono i tre lip gloss. Sono molto molto belli, a me sono piaciuti tantissimo. Io già li ho utilizzati, almeno queste le ho utilizzate. Le ho portate anche in vacanza e devo dire, avevo messo una matita e poi il lip gloss di sopra e io ho utilizzato il 35. È bellissimo sulle labbra, ha una pigmentazione ottima e anche come confortevolezza sulle labbra mi è piaciuta tantissimo. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il video di acquisti. Ditemi cosa ne pensate, ovviamente, giù nei commenti. E vi raccomando, vi aspetto numerosi per sapere se avete preso la collezione e se anche voi amate i packaging in questa maniera e se avete altri lip gloss da consigliarmi. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!